non c'è nulla di meglio di una testa di anatra cotta in quel robo lì. Che io non ho intenzione proprio di... cioè, guardate l'acqua che secondo me a livello di gestazione sono 9 mesi. Sta crescendo un creaturo là dentro. Cavolo, ma ti mangi veramente la testa di anatra? È disgustoso, tornerò il mio spiedino di cuore di pollo. Questa è la testa dell'anatra che io non ho mai assaggiato, cotta in un liquido, non lo so, non lo voglio manco sapere. Ma cosa si deve mangiare? La spegni questa Cristo di sveglia! È difficile da mangiare però. Il becco mi sto mangiando, non avevo mai mangiato il becco di un'anatra. E la lingua è buono. Io non ci posso credere che ti stai mettendo in bocca tipo la lingua che è stata tutto il tempo nella bocca del... che cazzo di schifo. No, ma molto meglio un uovo tipo. No, buono. Che farlo nessuno. Questo è una parte non precisata interna, penso che sia la parte del gargarozzo dell'anatra. Aspetta, l'ho già vista in Half-Life questa parte qua precisamente. Non sono quelli, vabbè. Ok, non è male, è dolce, non l'avrei mai mangiata, è buono. Un lecca lecca, no, è il gargarozzo, questa è proprio la parte esterna però. È buono, ragazzi, tutto buono, quanto è bene. E riprendete tutti i video di Taipei che sono tantissimi, trovate in descrizione! Buongiorno e bentornati su Tutto Sbagliato. Io sono Nicola e sono ancora a Taipei. Questa è una giornata che inizia solo e poi non so come finirà, probabilmente ci sarà Arnaldo a un certo punto, che ho appena lasciato. Questa è l'università, in pratica è la National Taiwan University ed è tipo la più conosciuta, la più rinomata anche qui in Taiwan. È una giornata fottutamente calda. Adesso vi faccio vedere un po' quanto è grande. C'è di tutto, addirittura il barbiere dentro al campus. Bisogna adattarsi al paese dove stai. Io mi sono adattato, adesso sono in bici e per questo penso che si sentirà un po' di vento, ma non fa niente. È facilissimo prendere una bici qua, basta la Easy Card e il numero di telefono. Io alla fine avevo preso una scheda qui di Taipei. L'unico problema è che non ti dicono che ci devi mettere lo 0 davanti, perché in Italia lo 0 è stato abolito davanti al numero di telefono. Invece qua no, devi metterci proprio... Ah, incidente stradale! Stavo per morire, però niente, tranquillo, tutto bene. E l'affitto della bici costa veramente poco. Mi sono, cioè, 2 o 3 giorni qui che mi sento quasi come fossi a casa. Lo so che queste interruzioni non vi piacciono, ma vi ricordo che c'è l'account di Facebook e l'account di Instagram, sempre in descrizione, con tante foto nuove, tante storie nuove. Basta, riniziamo. Io di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò. Di domande ne ho quante ne puoi. Ragazzi, un giro in bici ma già stroncato perché saranno 35-36 gradi. È veramente caldissimo, però in questa zona è tutto spettacolare. E cercherò di farvi vedere il mio bel giretto in bici. È figo immedesimarsi in un abitante della zona. Non c'è niente da fare. È figo andare in giro in bici perché con sto caldo almeno un po' di fresco lo prendi. C'è una macchina dietro, potrebbe schiaffarmi sotto, non lo farà. Pelo. Credo che questa sia la vera Taipei, quella che non si è ancora evoluta. E in effetti si vede. Fantastico.
capitano proprio. Tre uccellini. E adesso? Fantastico. La mia prima avventura in bici si è conclusa. Ora ho preso l'ombrello, ho portato l'ombrello che in realtà non serve a niente perché fuori fa caldissimo. Adesso andiamo a Taipei 101 e questa è la mia prima avventura in solitaria in metro, però mi so muovere abbastanza bene in metro perché alla fine è praticamente come stare a Milano, solo che non devi superare la linea gialla perché qua se no ti menano forte. Precisazione, anche in Italia dietro la linea gialla ti menano forte tra molte virgolette, qui però c'è il lomino che ti cazzia male. Siamo a Taipei 101 e voi vi starete chiedendo sicuramente che cosa sia. Beh, comunque qua c'è l'aria condizionata a palla in tutti i cazzi di edifici. Guarda, una cosa pazzesca. Fuori adesso saremmo arrivati forse a 37 gradi, una cosa simile, perché quando le nuvole si tolgono il sole batte tantissimo, proprio si sente proprio che ti brucia. Si è cotto, proviamo. Mangio praticamente. Buonissimo. Questi sono i germogli di soia, ma sono leggermente più grandi. Fumetti. Dopo essere passati al supermercato che c'è qui alla Taipei 101, volevo andare all'osservatorio. Ah, questa è la fila che ci sta. Io odio le file. Questa gira torno torno, però qua c'è altra roba da vedere. Cioè, in realtà hanno veramente fatto un... cioè praticamente è una rinascente. Alla fine ho dovuto aspettare soltanto un quarto d'oretta. Beh, è andata molto bene. La vista però vale la pena. Ho pagato 600 dollari taiwanese, taiwanese. È la prima volta che mi faccio. Sì, vi faccio vedere. La vista è mozzafiato, cioè riesco a vedere dove sono stato ieri, che è lì in fondo, dove ci sono quei due palazzi in costruzione, esattamente qui, e devo dire veramente che è figo, è veramente bellissimo, si vede tutto, si capisce la conformazione di tutta Taipei praticamente. Veramente veramente bello. È un po' come il Rockefeller Center a New York. Sono stato anche lì, però all'epoca non facevo video. Io qui sopra posso rimanerci per tipo una mezz'oretta. Poi dovrò riscendere, è un peccato perché veramente c'è tanto da vedere, però sono proprio contento di essere venuto qui. E ora qualche curiosità su questo grattacielo. Allora, questo era il grattacielo più alto del mondo, poi è stato superato dal Burj Khalifa, visto che sia questo la pronuncia. E c'è una cosa figa di questo grattacielo, che è l'unico al mondo attualmente che mostra questo. Che cos'è questa palla gigante? Questa palla gigante è fatta, pesa circa 660 tonnellate contro 132 elefanti e contrasta il movimento del vento. In questo modo vengono ridotte le vibrazioni del 40%. Ed è una cosa figa perché ci sono delle riprese che adesso vi farò vedere. Ecco questa, per esempio, è del 2015, dove si vede la palla che si muove dietro. E le persone sono un po' destabilizzate, vedete? Perché attraverso questo sistema di cavi, ogni cavo di questi che vedete qui, sono quattro cavi in tutto,
per ogni lato. Ecco, è composto da 2000 cavetti in alluminio, quindi capite bene che sostengono tutto il peso, e sotto ci sono dei pistoni idraulici per assecondare il movimento e spostarlo, per appunto contrastare poi eventualmente il vento, ma anche i terremoti, eccetera. Insomma, questo sistema è fighissimo, io per esempio non lo sapevo e non lo conoscevo, ed è una curiosità che vi andava di dirvi. Qui c'è l'esterno sulla torre, in realtà mancano ancora diversi piani per salire, ma è inaccessibile perché c'è tipo il prestigio qualcosa, è figo, e ovviamente la visuale è migliore perché non ci sono dei vetri. E devo dire la verità, mi mancherà questo posto appena scenderò, e penso che non si sentirà un cazzo. Ladies and gentlemen, thank you for your visit. Sì, avete capito bene, 88 piani in 40 secondi, discesa rapidissima. Alcune di queste sono bellissime. Porca cialoca. GG ai fotografi perché sono fantastiche. Io intanto sono sceso. Pensavo che questa qua di fianco mi stesse dicendo qualcosa tipo "non buffa la foto, non buffa la foto" in cinese, ma invece no, stava facendo le foto anche lei. Cioè, complimentoni, bellissime. Ragazzi, bonus, questo è per il mi piace finale. Queste le conoscete, sono nocelle classiche, ma non come sapete voi, come conoscete voi. Questa invece non la conoscete, o perlomeno alcuni di voi non dovrebbero conoscerla, perché non so neanche io come si chiama nel modo italiano. E questa è una sottospecie di patata. Ora, queste sono lesse. Vi faccio vedere. Queste dentro sono lesse e sono porta sfiga. Sono nocelle lesse. Vedete come sono dentro? Sono veramente buonissime. A me piacciono molto di più di quelle secche, cioè tostate. Questa è una cosa che non abbiamo idea che cosa sia. Sembra una specie di patata, ma secondo me è una radice o roba simile. È buona. Comunque sta sottoterra. È un tipo di patata che non lo so. Adesso vediamo il piatto forte. Questa è buona. È sa di patata, però ha una complessità diversa, come devo dire. È più farinosa, ma più compatta di una patata. È buona. Allora, e poi c'è questo che è simpaticissimo. E la signora anziana ci ha venduto questa cosa, sembrava fosse uscita da qualche film. Si aprono così. Ecco l'interno. E si fa tutto con la bocca. Potrebbe essere quello che si vende sempre come frutta secca, che è quello lungo a banana tipo, ma non ha questa forma, quindi io non ho idea di quello che mi sto mangiando, cioè solo di questo. Se sapete come si chiamano questi cosi qui, fatemelo sapere. Grazie ancora per il mi piace, per la condivisione, per qualsiasi cosa farete. Ci vediamo al prossimo video.